Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno del nostro Forex Update, l'aggiornamento quotidiano dedicato al mercato dei cambi e delle valute. Buongiorno e benvenuto Carlo Alberto De Casa, Active Trades. Ciao Carlo Alberto. Buongiorno Enrico, a te e a tutti gli amici di Classe NBC. Cosa si sta muovendo quest'oggi, Carlo Alberto? Ma guarda Enrico, ieri abbiamo parlato dell'euro-dollaro in direzione 1,20, abbiamo visto nel pomeriggio il test dell'area 1,20, discesa veloce verso 1,1920, ma poi la forza dell'euro rimane dominante, quindi abbiamo assistito a un ritorno, a una ripresa dell'euro dollaro che naviga verso 1,1975, pochi pips sotto i valori di cui parlavamo ieri mattina. Nel complesso quello che troviamo è che l'area 1,20 al momento ha fermato la salita dell'euro, quindi su questi valori si sono rivisti i venditori. D'altro canto invece, per quanto riguarda nel momento in cui il dollaro ha provato a mostrare un po' di forza, siamo arrivati a 1,1920, 1,1930 e lì sono riapparsi i compratori lunghisti dell'euro. Quindi la battaglia sull'euro dollaro rimane interessante, non sembra che il dollaro al momento abbia la forza di invertire la rotta, quindi un euro che resta ancora tonico. Penso che fra le tematiche da analizzare per la giornata odierna ci sia anche nuovamente da spostarci in Oceania, perché c'era la Reserve Bank of Australia che ha deciso di mantenere ancora una volta i tassi allo 0,10. Di fatto, fra le cose da analizzare c'è anche quello che ha detto legato al fatto che i tassi rimarranno bassi per un orizzonte temporale lungo, si parla di un paio d'anni. Ecco, ieri il dollaro australiano aveva perso terreno nel pomeriggio, lo ha riguadagnato, o quantomeno dopo le dichiarazioni è rimasto abbastanza stabile. Tra le altre valute che si stanno muovendo, non abbiamo menzionato il dollaro neozelandese che continua a mostrare una forza superiore al dollaro australiano, quindi NZD USD di fatto rimane sopra 0,70, ieri ha toccato dei massimi intorno a 70,5, poi è sceso verso i 70 figura più o meno, e stamattina sta risalendo 70,30, sta di fatto che sta cancellando la discesa di ieri. Comunque un dollaro neozelandese ben impostato, e questa è una novità, anche perché dopo il crollo di marzo verso 0,55 è stato un long only da parte della divisa di Wellington. Emery, che dirti? Sì, come sai parlo volentieri del gold, e nei giorni scorsi si è visto questo sell-off che ha spinto le quotazioni sotto i 1800, però stiamo vedendo un tentativo di ripresa del lingotto, quindi che non andrebbe nemmeno a testare i 1750, ma si è riportato vicino ai 1800. È bastato un minimo di risk-off sui mercati, un minimo di avversione al rischio, che oggi sembra già essersi attenuata, comunque è bastata un pochino di discesa degli indici e si sono iniziati a vedere i primi take profit per quanto riguarda l'azionario dopo il rally di novembre, che ha visto il FTSE MIB guadagnare circa 23 punti percentuali, mentre il Dow Jones era arrivato per la prima volta a 30.000 punti, quindi un rally significativo nel mese di novembre. Adesso si tirano un pochino i remi in barca e gli investitori cominciano a bilanciare le posizioni comprando anche il gold, che si è riportato vicino ai 1800. Il petrolio direi che nel complesso tiene, perché abbiamo il crude oil sopra i 45, più 0,1 oggi, il Brent fa più 0,2 in area 48, però sta di fatto che non ci sono stati nuovi collassi, e non parlo di collassi grandi come quello del 20 aprile che ha spinto le quotazioni in negativo, ma non ci sono state nemmeno discese particolarmente significative. Per quanto riguarda le valute, America, abbiamo, non ho menzionato la sterlina, che di fatto resta in area 1,33,5. Ieri a un certo punto sembrava il deal fosse abbastanza vicino, poi la questione della pesca resta ancora difficile, resta ancora spinosa, discesa verso 1,33, nuova risalita, oggi guadagna 35 pips, più 0,25, sta di fatto che i mercati paiono ancora credere a un deal, anche se non lo danno per fatto, quindi di fatto stiamo, scusa il gioco di parole, ma siamo in attesa di conoscere quelle che saranno le news relative appunto alla Brexit, anche per il settore finanziario. Non dimentichiamoci che la Brexit avrà un impatto anche significativo anche per quanto riguarda l'intero settore del mondo della finanza.
Caro Carlo Alberto De Casa, grazie mille come di consueto per la panoramica e ti rimando alla prossima volta. Ciao Carlo Alberto! A presto, buon trading a tutti! Anche a te! Allora andiamo in pausa e poi cominciamo subito dopo il break con analisi tecnica. Enrico Malverti con noi.